Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini sta lavorando anche per la biodiversità in questo momento, dopo il terremoto. Noi abbiamo un territorio che è stato distrutto dal terremoto, ci siamo occupati anche di soluzioni di abitazioni d'emergenza, di impianti per il trattamento delle macerie, di strade. Siamo a lavorare sui progetti dell'ANAS per il ripristino delle strade che sono state interrotte. Per quanto riguarda la biodiversità, noi abbiamo progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente e progetti finanziati dai LIFE. Progetti finanziati dai LIFE sono stati per la reintroduzione del cervo nel passato, per la reintroduzione del camoscio che ha registrato questa primavera già tanti nuovi nati, e in questo momento attivo, in conclusione nel 2018, il progetto sulla trota mediterranea, la trota macrostigma, che sta per essere ripresentato questa volta con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini come capofila con il titolo Streams.